La xylella è un batterio che attacca le piante, ossia è un agente di malattia per le piante. Qui abbiamo un olivo che sta cominciando ad essere a ammalarsi, e vedi quel ramo tutto secco, piccolino. Subito dopo praticamente la malattia attacca tutto il ramo grande e alla ripresa vegetativa dell'anno seguente la pianta diventa praticamente tutta secca. Il batterio si trasmette da una pianta all'altra attraverso un insetto che di per sé è un insetto innocuo, ma il fatto che si sposti per cercare il nutrimento da una pianta all'altra purtroppo diventa un carrier del batterio. Quindi questo insetto che in gergo tecnico chiamiamo sputacchina o Phalaenus spumarius, durante l'estate gli spostamenti di questo insetto tra olivo e olivo sono molto frequenti. Ed è il periodo in cui appunto si ha con maggiore rischio la diffusione del batterio. La xylella ufficialmente viene riscontrata in Puglia, nel Salento, nell'area di Gallipoli nel 2013. Xylella fastidiosa è ospite di una pianta ornamentale, che è una pianta del caffè, che veniva dal Centro America. Dal porto di Rotterdam pare che ci siano state delle importazioni senza le dovute quarantene, e quindi si è entrata in Italia, nel Salento, questo tipo di pianta e ha trovato terreno fertile perché il batterio si è insediato in maniera, diciamo, ha trovato il proprio ambiente ideale e quindi si è diffuso in quella maniera. La diffusione dell'epidemia a partire dalla zona dove è stata per prima identificata nell'areale gallipolino, successivamente si è assistito a una continua espansione dell'epidemia. Siamo passati dagli 8.000 ettari circa nel 2013, attualmente le autorità fitosanitarie hanno indicato come zona infetta circa 775.000 ettari. Siamo al 2019 e ha saltato già tre province. La xylella si è diffusa in questa maniera perché nel Salento, nell'area meridionale del Salento, non sono state fatte le pratiche indispensabili previste per il contenimento dal batterio. Ancora al momento non c'è nessuna cura o antidoto per bloccare questa malattia. Non essendoci un antibatterico per poter bloccare nella pianta la diffusione della malattia, bisognava praticare delle azioni che contenessero la diffusione e l'espansione di questa patologia. Nel caso specifico dovevano essere eliminate le piante, estirpate le piante colpite e insieme alle stesse le piante intorno, proprio per fare una specie di cordone sanitario intorno alle piante stesse. Questo tipo di operazioni nel Salento, chissà perché, non sono state praticate. Perché l'agricoltore che si è visto arrivare una lettera dove, o la forestale dove dice che nel raggio di 100 metri dovranno essere abbattuti tutti gli alberi, infetti o non, come è successo, fa paura. È un disastro, un vero disastro. Gli ulivi stanno morendo tutti, anche a fianco ai nostri terreni. Sta arrivando come una vera e propria desertificazione. Da dove è passata la xylella, man mano ha distrutto completamente gli oliveti. Quindi, dove la xylella è arrivata 5 anni fa o 6 anni fa, quegli oliveti non hanno più niente, se sono oliveti di Cellina di Nardò, di Ogliarola Salentina. La xylella nella mia proprietà ha comportato la essiccazione del 100% dell'oliveto, un oliveto di circa 15 ettari. C'è gente che aveva 4-5 ettari di terreno, oliveto, e adesso ha terreno. È arrivata anche qui.
xylella la possiamo paragonare alla peste, se proprio vogliamo così dire. L'altro giorno ho assistito ad alcuni abbattimenti di piante anche importanti dal punto di vista delle caratteristiche paesaggistiche e storiche. È stato un approccio molto, molto doloroso, devo dire, anche per me, perché noi siamo nati negli olivi. E quindi, o con l'olivo, l'olivo rappresenta, cioè ci rappresenta sia come tradizioni, è proprio l'emblema di questo territorio. Quando sarà estinto l'ultima pianta di olivo, spero di non esserci più. È nato veramente un sentimento per questi alberi, per cui quasi comunichiamo in qualche modo. L'idea che questi alberi debbano morire tutti è un dolore immenso. Hanno centinaia di anni, purtroppo sono destinati alla scomparsa. Lotteremo insieme agli alberi perché è un patrimonio per noi pugliesi. Tolti gli alberi degli ulivi, abbiamo una grossa fetta del reddito dei nostri agricoltori persa. Tutto il Salento ha avuto un calo almeno 60-70%, considerando che la Puglia produce il 40% della produzione nazionale e il Salento forse un 30% della produzione regionale, quindi è facile farsi i due conti. In particolare le aziende e olivicole specializzate hanno grossi problemi perché hanno il loro reddito, la loro gestione era legata soprattutto all'olivo, che oggi non c'è più, insomma. Molti frantoi stanno nelle Cese, per esempio, hanno chiuso. Il danno sarà sempre maggiore, più tempo perdiamo peggio sarà. Si pensa di piantare la varietà Leccino, che sembra essere immune da questa malattia, e poi una pianta che si chiama Favolosa, che si coltiva in super intensivo. Questo è un impianto realizzato con varietà Favolosa FS17. Gli aspetti positivi del modello olivicolo che abbiamo adottato sono connessi principalmente ad una entrata in produzione, una rapida entrata in produzione, e a una meccanizzazione delle operazioni colturali, sia dal punto di vista della raccolta e dal punto di vista anche della potatura, che sono le due operazioni più impegnative nella gestione di un oliveto. Saranno degli impianti intensivi e semi-intensivi, per cui molto simili ai vigneti nel caso degli impianti super intensivi. Se tutti noi agricoltori, tutti noi che ci occupiamo dell'agricoltura ai diversi livelli, cominciamo a ragionare in termini di rigenerazione dell'agricoltura stessa, di una ricostruzione del paesaggio, probabilmente potremmo avere una Puglia migliore. L'olivicoltura del Salento doveva sicuramente cambiare, ma come è cambiata adesso è stato un evento straordinario, insomma. Sarà un paesaggio praticamente simile a quello andaluso. Si riuscirà praticamente ad avere nuovo reddito da queste piante resistenti. Ciò che è irreparabile è proprio il danno paesaggistico. Si perderà praticamente questo patrimonio. Questo che vediamo qua a fianco è un innesto, un modo per tentare di recuperare piante che hanno un valore paesaggistico più importante, tipo olivi monumentali. Quindi abbiamo tentato di innestare materiale vegetativo di leccino su una pianta madre di Cellina di Nardò. Avevamo
un paesaggio che ce lo invidiavano tutti. Ci saranno in futuro delle piantagioni di olivo per quanto riguarda la produzione dell'olio, ma non si sostituirà certo il paesaggio. Senza questi alberi grandi, l'ecosistema dell'intera Puglia cambierà completamente. E senza questi alberi grandi non sarà più quasi la Puglia praticamente. Questo tipo di problematica sicuramente possa influire sul turismo di tipo rurale, cioè sicuramente darà sarà un impatto negativo per quanto riguarda gli agriturismi. E poi c'è anche da dire un fatto, chi veniva nel Salento, chi viene nel Salento, viene per il mare sicuramente, ma viene anche per quello che è il territorio, quello che offre il territorio, e l'olivo vale il 50% dell'agricoltura salentina, per cui venire in un territorio dove il 50% è devastato, non so che tipo di appeal può avere. Per quanto riguarda il resto dell'Europa, il batterio è stato già identificato in Corsica, nel sud della Francia, in Spagna e recentemente anche in Portogallo. Credo che la gente non ha ancora capito che sarà il disastro per l'agricoltura più grande dell'ultimo periodo. Tutta la zona costiera italiana e dalla Liguria alla Calabria e alle isole è sicuramente ad alto rischio di infezione. Colpirà il bacino del Mediterraneo, si sposterà tranquillamente in Spagna, in Grecia e tutto il resto. La domanda giusta è: ma la xylella che abbiamo adesso sugli alberi dell'ulivo, una volta che non troverà più alberi di ulivo e avrà bisogno ancora di vivere, prenderà anche altre piante? Colpirà anche tutti gli impianti nuovi di viti che ci sono, distruggerà anche quelli. Qual è il futuro dell'agricoltura in Puglia?